Della popolazione che diede vita al villaggio di Rennes-le-Château prima della conquista romana non sappiamo nulla. Nella prima metà dell'Ottocento, un autore fece cenno alla scoperta di una statua dell'imperatore Antonino Pio e di alcuni resti di edifici romani presso la porta est di Rennes-le-Château, l'antica Castrum Valens. Secondo l'interpretazione di alcuni scrittori, poco prima del 600 d.C., il vescovo di Carcassonne, costretto dalle persecuzioni del re visigoto, dovette riparare a Rede e portò con sé le reliquie più importanti della propria diocesi. Vi fece addirittura erigere una chiesa reliquiaria. Tuttavia, l'accostamento tra l'antica Rede, capitale di un'area chiamata Redesium, e Rennes-le-Château non è affatto certo. Infatti, non esistono prove archeologiche che permettano di sovrapporre Rennes all'antica Rede. Tuttavia, quale che sia l'origine di questo piccolissimo borgo, il destino lo ha trasformato in un luogo famosissimo. Nonostante sia abitato da poco più di 100 persone e copra un'area di soli 14 chilometri quadrati, ogni anno è meta di numerosi turisti e curiosi che tentano di svelare il segreto che avvolge l'intera regione. Siamo andati anche noi a Rennes-le-Château con il nostro inviato Michele Rossi alla ricerca di indizi utili a raccontare la vera storia di questo luogo sconcertante. Quindi restate con noi, perché quando il mito diviene archeologia, la ricerca si trasforma in avventura. Benvenuti a Terra Incognita. Un paese che è diventato l'archetipo del mistero, un parroco dalla liquidità pressoché illimitata, simboli messi forse a custodia di un antico tesoro. Tutto questo è Rennes-le-Château. Come abbiamo sentito, questo luogo è sempre stato molto importante per tutte le popolazioni che qui si sono stanziate. Ma il vero mistero di questo luogo, secondo alcuni, inizia nel 1885, quando a Rennes-le-Château si stabilisce l'uomo che legherà per sempre il suo nome al mistero di Rennes-le-Château, Béranger Saunière. Saunière nasce l'11 aprile del 1852 a Montazel, un piccolo paese situato nella vallata di Coiz. Secondogenito di 11 fratelli, studia alla scuola Saint-Louis di Limoux e nel 1870 entra nell'istituto ecclesiastico di Carcassonne per uscirne consacrato sacerdote il 7 giugno 1879. Nel 1882, 3 anni dopo, è cappellano nel villaggio di Leclat. Signori del posto, i De Nègre, che rivestiranno un ruolo fondamentale nell'affaire Rennes-le-Château. Giunge a Rennes-le-Château nel giugno dell'85, dopo un incarico come vicario ad Alais-les-Bains. Nonostante i suoi studi e la sua arte oratoria facessero presagire una carriera brillante, a Saunière fu imposta dal vescovo di Carcassonne la destinazione di Rennes-le-Château, sede che non era certo un trampolino di lancio per una carriera di successo, ma che sarà trampolino di lancio verso la mitologia. Dal suo arrivo e dalla scoperta sua di qualche cosa che secondo alcuni sono pergamene, secondo altri sono dei segnali che erano sulla tomba nel cimitero. Lui tra l'altro distrugge delle lapidi nel cimitero, tant'è che avrà delle denunce. Inizia a scrivere la leggenda di questo paese dei Pirenei, appunto francesi, Rennes-le-Château. Saunière eredita dai predecessori una chiesa in condizioni disastrose. La chiesa dedicata alla Santa Maddalena era inizialmente di uso riservato della famiglia d'Hautpoul de Blanchefort e perverrà a ruolo di chiesa parrocchiale nel 1827. La chiesa, molto fatiscente, urgeva di un restauro. Le scarse risorse comunali e l'atteggiamento del parroco non facilitavano il compito. Saunière è un tipo piuttosto vigoroso, come testimoniano le numerose foto. Non appena insediato, lanciò dal pulpito frecciate in dissenso ai repubblicani, proprio in concomitanza con le elezioni politiche, invitando i parrocchiani a votare per la monarchia, perché a suo dire i repubblicani erano figli del demonio e nemici della chiesa.
Purtroppo per lui stravincono i repubblicani, che non dimenticano l'offesa ricevuta, e il curato, sospeso dallo stipendio della prefettura di Carcassonne, è trasferito come insegnante presso il seminario di Narbonne. Le sue esternazioni antirepubblicane non passano inosservate dai monarchici, i quali cominciano a tenerlo d'occhio. Grazie a questo episodio, la contessa di Chambord, vedova in esilio del presunto erede al trono di Francia, si mette in contatto con Saunière, che nel frattempo, grazie ai buoni amici del vescovo di Carcassonne, è reintegrato nella sua parrocchia e gli dà denaro sufficiente per la ristrutturazione della chiesa. Con il denaro della contessa di Chambord e con quelli messi di tasca sua, finalmente Saunière può iniziare i lavori alla chiesa. Qui si mischiano realtà e fantasia e non sempre è facile distinguerle. Si dice infatti, secondo la leggenda, che spostando un piccolo pilastro dell'altare, un altare visigoto che vedete qui alle mie spalle in una riproduzione sormontato dalla statua della Madonna, si dice che appunto all'interno di esso abbia trovato delle particolari pergamene, pergamene cifrate che secondo molti rappresentano l'inizio delle vicende di Béranger Saunière. Secondo quella che può essere definita come la storia non verificata del curato di Rennes, egli trovò all'interno della chiesa delle pergamene cifrate. Già qui iniziano delle palesi contraddizioni. Alcuni autori parlano del ritrovamento dei documenti all'interno di un pilastro visigoto, oggi esposto all'esterno della struttura, sotto la statua della Madonna. Ma in verità esso è di fattura carolingia. Altri invece raccontano come esse furono ritrovate all'interno di un sostegno in legno della balaustra. Le pergamene avrebbero cifrato al loro interno un messaggio che reciterebbe pressappoco così: ad Agoberto II e a Sion appartiene questo tesoro ed egli è là morto, facendo intuire la presenza di un tesoro nascosto e di una sepoltura importante. Ma riguardo alle pergamene credo che non ci sia molto da dire, nel senso che ormai è assodato che sono dei falsi, che sono stati prodotti a partire da pergamene autentiche, con un'opera di fotomontaggio, e sono state nominate per la prima volta negli anni 50, o comunque sono state nominate per la prima volta da Pierre Plantard, quindi sono sicuramente un falso storico. Sulla questione delle pergamene nello specifico esistono solo delle trascrizioni, esistono solo delle interpretazioni che sui loro significati e sui loro contenuti, che ad oggi lasciano più domande che risposte. Ci troviamo davanti anche alla situazione in cui lo stesso Marchese de Chevisy, coinvolto a vario titolo nella questione Rennes-le-Château dagli anni 50-60 ad oggi, se ne uscì pochi anni fa affermando di essere stato uno di coloro che avevano ideato e costruito a tavolino queste pergamene per direzionare tanto la ricerca moderna su Rennes-le-Château quanto alcuni studiosi e tutto quello che è la costruzione mitografica che si è originata dopo. Questo non vuol dire che bisogna negare certi enigmi o certi misteri che si legano a questo paese, però almeno nella mia opinione esistono più livelli, almeno due livelli, uno pubblico in cui si cercò di creare, indirizzare la ricerca moderna su questo paese verso determinati lidi, e uno forse più occulto, nascosto, per distogliere l'attenzione degli studiosi, e in cui esistono dei forti elementi di attendibilità su non tanto un segreto ma qualche cosa di ancora non ben identificato che Béranger Saunière, che fruttò un'enorme fortuna a Béranger Saunière. Per quanto ne sappiamo, le pergamene sono solo dei falsi ben riusciti. La stessa storia più eretica, se così possiamo dire, di Rennes-le-Château è una montatura e una manipolazione mentale realizzata da personaggi di dubbia fama, di cui parleremo a breve. Ma per capire l'origine della storia più estrema di Rennes dobbiamo tornare indietro nel tempo, fino al 1953, quando all'età di 85 anni muore la fedele perpetua di Béranger Saunière, Marie Denarnaud, lasciando tutto l'impero del curato dei miliardi ad un personaggio controverso, Noël Corbu. Corbu anni prima era arrivato a conoscenza di una proprietà in vendita proprio nel piccolo villaggio di Rennes-le-Château e dopo essersi trasferito in loco fece amicizia con la gentile perpetua che dopo poco tempo gli offrì di vivere nella sua casa. E alla morte della perpetua che sembra iniziare la strategia economica di Corbu, che converte subito la proprietà di Saunière in albergo e ristorante.
A quel punto, forse, mosso da velate rivelazioni della Perpetua, ormai defunta, il magnate di Rennes inizia a raccontare ai suoi ospiti la storia del parroco dei miliardi, parlando per la prima volta del ritrovamento di alcune pergamene e di un fantomatico viaggio a Parigi, aggiungendo anche l'affascinante storia di un tesoro solo in parte ritrovato. Per analizzare e decifrare quelle pergamene, Béranger Saunière lascerà, secondo la leggenda, Rennes-le-Château per andare al seminario di Saint-Sulpice a Parigi e poi per recarsi al Louvre. Un viaggio che però non sembra attestato da documenti, elemento di una storia creata da un certo Pierre Plantard. Conosciamolo meglio. Pierre Plantard è, insieme a Philippe de Gérissy e a Gérard de Sède, il vero artefice del successo della mistificazione delle vicende di Saunière. Pierre Plantard era un fervente monarchico che era convinto della sua discendenza dai re merovingi e quindi del suo diritto al trono di Francia. Il metodo che egli utilizzò per legittimarsi a questo ruolo fu quello di redigere sotto il nome di Henri Lobineau una fitta genealogia che dagli antichi re merovingi avrebbe portato proprio a lui. Lui ha cercato di vendere il suo piccolo gruppo neotemplare meglio di altri, facendone risalire le origini ai merovingi e non semplicemente ai templari, perché i templari nascono nel 1100, nel XII secolo, o un po' prima, insomma. I merovingi invece nel VI secolo o ancora prima, insomma, l'origine della famiglia. Per cui lui ha detto a un certo punto: il mio gruppo neotemplare è più antico degli altri perché risale a queste origini antichissime. E in un certo mondo l'antichità è moneta sonante, più il gruppo ha radici antiche più vale per affiliazione, per iniziazione, eccetera eccetera. E poi questa sua invenzione è stata presa da altri, è stata complicata, è stata approfondita dai tre inglesi, Bygant, Lee e Lincoln, che hanno costruito un romanzo, lo chiamo romanzo, insomma, quello del Santo Graal, che è stato venduto in tutto il mondo. Recentemente è passato sotto il totale silenzio dei ricercatori e degli studiosi, ma sono state fatte delle analisi di laboratorio proprio su campioni prelevati da una delle prime regine merovinge, cioè la regina Regonda. Sono stati presi dei campioni di DNA e sono stati analizzati. Quello che ne è venuto fuori è un dato estremamente interessante, cioè che nel DNA dei merovingi, di uno dei suoi primi rappresentanti, non è possibile trovare nessun elemento che ci possa permettere di supporre un'origine semitica. E se fosse stato così, ce ne sarebbero state delle tracce per delle sequenze genetiche specifiche che avrebbero appunto ricondotto a questo luogo, cioè la Palestina. Questo cosa ci dice? Che sicuramente i Merovingi non avevano una discendenza da Cristo, sono la prima dinastia di Francia, quindi ovviamente sono stati mitizzati e su di loro è stato creato un'aura di leggenda, quasi divinizzandoli, ma per quanto riguarda l'ipotesi fino ad oggi fatta sulla discendenza di Cristo, che sarebbe confluita nella dinastia merovingia, le prove scientifiche, le prove del DNA escludono totalmente questa ipotesi. La genealogia fu depositata nel 1964 presso la Biblioteca Nazionale di Parigi. Grazie all'amico Philippe de Gérissy, Plantard manipolò la storia di Saunière aggiungendovi pittorescamente le pergamene cifrate, create di sana pianta e realizzate tramite l'utilizzo di un altro elemento controverso nella storia di Rennes, la lapide della marchesa Marie de Nègre. Anche di essa non vi è alcuna prova certa, se non nei disegni di un certo Élie Tissier, archeologo della Società di Studi Archeologici dell'Aude. Di tale lapide però esistono 9 riproduzioni. De Gérissy, per la realizzazione delle pergamene, aveva bisogno di un quadrato perfetto di 128 lettere, ma la lapide della Marchesa ne aveva solo 119, e quindi dove recuperare le 9 lettere mancanti? L'impasse fu risolto da Plantard, che si servì del nome di un archeologo, per depositare presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, nel 1966, un manoscritto dove riprodusse la lapide della De Nègre con le 9 lettere aggiunte, retrodatandola al 1884. In questo modo, dalla prima pergamena emersero due parole, PS Praecum, dove PS stava per priorato di Sion, altra macchinazione di Plantard, per affermare il suo potere sul trono di Francia.
Sempre nella stessa pergamena vennero inseriti altri enigmatici riferimenti come Poussin, le mele azzurre e il demone guardiano. Per la seconda pergamena Plantar si limitò solo a riportare un brano del Vangelo, sollevando ogni tanto una lettera, così da creare il messaggio riguardante Dagoberto II e il fantomatico tesoro. Una volta pronte le pergamene, non restava che affidarle allo scrittore Gérard de Sède e pubblicarle. Solo nel 1971 Philippe de Cherisy confessò la grande farsa attuata insieme a Pierre Plantard. Tutto nasce ufficialmente con alcuni libri di Gérard de Sède all'incirca verso la metà degli anni 60, libri in cui inizia a comparire solo citandolo un personaggio che è Pierre Plantard, un personaggio molto ambiguo che, diciamo, successivamente costituirà la matrice portante del mistero moderno su Rennes Le Château. De Sède ovviamente lui si occupa di Rennes Le Château, si occupa del castello di Gisors, dove secondo alcune leggende sarebbe stato custodito il tesoro templare, ma costruisce il primo impianto che successivamente costituirà, diciamo, il basamento su cui si costruirà tutta l'impianto mitografico. Come dicevamo poco fa, anche la storia del viaggio a Parigi di Saunière sarebbe una palese montatura di Noël Curbeau, che è stata nel tempo arricchita di particolari come la visita al seminario di Saint-Sulpice e la consulenza del ricercatore Émile Offet, che però in quel periodo, malauguratamente, si trovava in Olanda e non avrebbe potuto aiutare in alcun modo Saunière, nemmeno conducendolo nei fantomatici circoli esoterici dove si dice abbia conosciuto la cantante lirica Emma Calvé, che tanta parte si dice abbia avuto nella vicenda. Ma anche per la Calvé non c'è alcuna prova, come ci hanno confermato anche i discendenti della cantante. Ma dunque, il collegamento fra l'abate Saunier, Emma Calvé, viaggio a Parigi, Poussin, eccetera, eccetera, è anche questo stato costruito su basi assolutamente speculative o di invenzione o addirittura di menzogna da Curbeau in poi, da Curbeau, Plantard e soprattutto da Bygand e Lincoln, perché non c'è alcuna prova che Saunier abbia conosciuto Calvé, non c'è nessuna prova che Saunier sia stato a Parigi per far decifrare o addirittura decrittare le pergamene, sono tutti romanzi postumi. Per quanto riguarda invece la cantante lirica Emma Calvé, sappiamo che questa donna non fu solo nota come la Callas dell'Ottocento, era anche una grande esoterista, conobbe personaggi come Papus e Palaprat, che erano, diciamo, gli elementi di spicco dell'esoterismo francese di questo momento. Conobbe quello che fu il neonato ordine Misra in Memphis in ambito massonico, curiosamente fusione di due gruppi esoterici voluta proprio da un discendente di una delle famiglie che aveva regnato nella zona di Rennes-le-Château, ma gli indizi che la vorrebbero a Rennes-le-Château a frequentare il salotto culturale e le cene imbastite da Béranger Saunier sono a tutt'oggi delle ipotesi che non hanno trovato un riscontro diretto in documentazioni, fotografie o elementi che ne verifichino l'attendibilità. Torniamo alle vicende di Saunier. Infatti, secondo la storia, durante il suo restauro, che continuava all'interno della chiesa, spostando una pietra chiamata la Dalle des Chevaliers, la pietra dei cavalieri, troverà l'ingresso a quella che lui definisce una vera e propria tomba. Nel suo diario, Saunier annota: scoperta una tomba. Ma è possibile che Saunier abbia realmente trovato una tomba all'interno della chiesa? E di che tipo di tomba si tratta? Al di là delle varie elucubrazioni fatte nel tempo, è importante sottolineare che vi siano delle prove storiche che affermano come sotto la chiesa vi siano dei passaggi e delle stanze che forse conterrebbero le tombe dei signori di Rennes-le-Château.
Tale testimonianza sarebbe confermata dalla fascia di mattoni esterna all'abside, realizzata con mattoni più chiari, che in architettura indicherebbe una sepoltura di sangue reale. Se guardiamo quindi a ciò che ci è possibile rintracciare, Saunière potrebbe aver trovato qualche tipo di tesoro legato proprio agli antichi signori di Rennes-le-Château. Ma la questione del tesoro deriva da una speculazione giornalistica e da voci di paese, perché si pensa, in base a racconti orali, che lui abbia trovato qualcosa, abbia trovato qualche moneta, abbia trovato qualche prezioso. E poi c'è la questione del collegamento con i romanzi di Maurice Leblanc, il creatore di Arsène Lupin, che parlava di tesori in un modo anche che ricorda quello che è successo alla Abate Saunière. Per cui secondo me c'è un gioco, c'è una speculazione giocosa all'origine. Probabilmente si dice che ci sia un'antica tomba piuttosto antica, probabilmente risalente, si dice, ai Merovingi, non lo sappiamo assolutamente. Qualcosa di solito viene trovato nelle tombe, però insomma non è neanche un'usanza cristiana di mettere molti preziosi all'interno delle tombe, per cui forse c'è una tomba, non so se ci sia un tesoro, certamente non c'è il Graal. Ma cosa trovò Saunière? Non ci è dato saperlo, ma da questo momento in poi inizierà stranamente a disporre di denaro in gran quantità, che gli servirà per realizzare numerosi progetti che tra poco vedremo. Ma prima di analizzarli insieme, cerchiamo di capire la provenienza di quel denaro. Si trattò forse di un tesoro? Per chi non ci crede, si parla di traffico di messe. Ma la ricchezza di Saunière credo che sia anche questo assodato, ormai deriva certamente da un traffico di messe che è stato in parte ricostruito, anche se non può essere ovviamente ricostruito in tutto, perché fatto con dei pagamenti in nero, anche se lui ha tenuto registrazione di qualcosa. Fondamentalmente da questo, anche perché poi Saunière non è mai diventato favolosamente ricco, è diventato un parroco con delle disponibilità economiche, ma non è diventato un magnate. In molti non credono a fantomatici tesori, ma attribuiscono l'intera ricchezza di Saunière al traffico di messe che egli avrebbe gestito insieme ad altri parroci della zona. E grazie al fondo Corbu-Captier, lavoro di trascrizioni di tutte le carte, di fatture, di biglietti e quant'altro, conservato dalla fedele Marie de Nernot, da parte di due ricercatori francesi, che noi oggi sappiamo tutti i vari movimenti nelle finanze del curato del piccolo villaggio di Rennes. Era al tempo un fatto abbastanza consolidato quello di celebrare messe per i defunti sotto compenso. Era la curia vescovile che provvedeva a smistare le messe ai vari preti del circondario, ma Saunière era convinto che la curia non era all'altezza di quel compito e pensò di mettersi in proprio. A questo punto il parroco inizia a scrivere lettere ad asili, ospedali, congregazioni e monasteri per sollecitare la richiesta di messe su compenso, e come consuetudine egli annota tutto sui suoi registri. Da quanto ci risulta, una messa andava da 1,50 franchi a 5 franchi e un prete al tempo poteva celebrare un massimo di 3 messe al giorno. Ma quante ne celebrò realmente Saunière? Considerando che il totale degli introiti delle messe, facendo una stima globale, dal 1892 al 1915 fu di circa 146.513 franchi, ci viene da pensare che Saunière avesse messo in piedi una vera e propria azienda che si ramificava per tutta la Francia e non solo. È indubbio che Béranger Saunière, insieme ad alcuni preti di parrocchie vicino a lui, iniziò un proficuo traffico di messe che sicuramente gli fruttò un certo quantitativo di entrate e che probabilmente utilizzò anche per la stessa ricostruzione della chiesa. Ma questo traffico di messe non può spiegare nella totalità tutte quelle che furono le costruzioni e anche le ricchezze che Béranger Saunière accumulò nel tempo. Sappiamo per esempio di donazioni anche molto ingenti che vari nobili della zona elargirono a Saunière, ma anche queste non sono in grado di spiegare nella totalità tutta la sua ricchezza.
anche se avesse venduto delle messe, avesse fatto questo giro, non stride un po' con le sue frequentazioni, con quello che lui fa, con la sua corrispondenza, ad esempio con una donna, una nobildonna che vive in un paese del Piemonte, che viveva appunto in un paese del Piemonte, una di Robilant, a Robella d'Asti. Ebbene, Bérengère Saunière tiene queste strane corrispondenze con l'Italia, con la Francia, fa viaggi, quindi secondo me è una ricchezza sì materiale, ma a mio avviso vi è una ricchezza spirituale, alchemica. Perché dico questo? Perché ho creato una, anni fa, una biografia di Fulcanelli, e Fulcanelli tutti gli anni, lui laico per eccellenza, compiva un pellegrinaggio a Notre Dame de Marseille, dove vi era una Madonna Nera, era perché è stata distrutta alcuni anni fa. Ebbene, è proprio un tipico percorso, il negrum e l'albedo, il bianco e il nero, la via umida, la via secca. Tutto fa pensare che Bérengère Saunière ha scoperto qualcosa di alchemico, perché Marie Denardot, e questo è provato dagli eredi appunto di Corbù, no? Che scrivono appunto, compilano una serie di libri, dice: con quello che ha lasciato il parco si potrebbe vivere centinaia di anni, ma io non lo posso toccare. Io non lo posso toccare è una frase tipicamente alchemica, non ha la conoscenza superiore per arrivare alla ricchezza materiale. Ma come dicevamo poco fa, quante messe celebrò realmente Saunière? Un incasso del genere implicava la celebrazione di circa 200 messe al giorno, numero che il parroco non poteva di certo coprire. È a questo punto che inizia la vera illegalità del lavoro di Saunière, che a partire dal 9 gennaio del 1894 nel suo diario annota «Arrêté là», omettendo dalla quinta colonna del suo registro il numero delle messe celebrate ogni giorno. Ma quindi è tutto qui? I ricercatori non concordano in merito e in molti credono ad un traffico di messe più ampio, che coinvolgeva non solo Saunière, ma anche suo fratello Alfred e un ampio numero di parroci della zona. Un altro fatto che farebbe pensare che qui nei dintorni ci sia qualcosa di grosso è un evento accaduto qui nel piccolo paesino di Custossat, a pochi chilometri da Rennes-le-Château, e la notte tra il 31 ottobre e il 1 di novembre del 1897. Antoine Gély, amico parroco di Bérengère Saunière, esce dalla chiesa alle mie spalle per recarsi nella sua abitazione. Non si sa esattamente cosa accade, fatto sta che il giorno dopo Antoine Gély sarà ritrovato in una pozza di sangue. La notte tra il 31 ottobre 1897 e il 1 novembre 1897 accade che a casa di Antoine Gély, parroco di Custossat, avviene un crimine tremendo, un omicidio. E avviene nel cuore della notte, un crimine compiuto con estrema efferatezza che farà ritrovare la mattina dopo il parroco morto in un mare di sangue, dando l'idea iniziale di un omicidio a scopo di rapina, a scopo di furto, che in realtà verrà poi modificato nel corso dell'indagine da parte degli istruttori come un omicidio scaturito all'interno della famiglia. Il fatto che in piena notte abbia aperto la porta a qualcuno ha lasciato subito immaginare gli inquirenti che si trattasse comunque di una persona conosciuta. Di una persona conosciuta che nel corso di una violenta lite si lascia prendere da questo impulso e con la prima arma che trova a portata di mano compie questo omicidio con una violenza impressionante che viene poi diventa evidente dalla descrizione che ne fanno gli inquirenti con le macchie di sangue, le chiazze che vengono ritrovate all'interno della cucina. Ma chi potrebbe essere l'assassino? Al tempo il principale sospettato fu il nipote di Gély, ma molti indizi portano lontano da Custossat. Uno tra i tanti, il piccolo pacchetto di cartine ritrovato vicino al cadavere con su scritto «Viva Angelina». Ed è singolare questo ritrovamento, assieme a un mozzicone di sigarette, considerato che era risaputo l'odio che l'abate Gély aveva per il tabacco e per i fumatori. Non permetteva a nessuno di fumare in sua presenza,
neanche all'aperto, meno che meno l'avrebbe permesso in casa sua. E quindi quel mozzicone di sigaretta è un mozzicone che viene sicuramente fumato dall'assassino dopo aver compiuto il crimine, e questo pacchetto di cartine cade dalle tasche del colpevole senza che lui se ne renda conto. Si cerca di capire da dove arrivino queste cartine di marca Lezzar. Viene fatta un'indagine praticamente nei primissimi giorni dopo la scoperta del crimine, in tutte le rivendite di tabacco della zona, ma anche di Carcassonne, delle città più grandi vicine. Nessuno vende questo tipo di cartine, nessuno conosce questa marca. Si riuscirà a scoprire solamente a metà degli anni 90, grazie a tre scrittori che hanno pubblicato l'unico libro, tra l'altro in lingua francese, che parla del caso dell'abate Gélis. Si deve a loro il fatto di aver scoperto da dove provenissero queste cartine, che ormai erano fuori produzione, erano già nel 90, tutt'oggi sono fuori produzione. Venivano prodotte da un'azienda di Parigi, le quali le commercializzava a Parigi, ma soprattutto venivano esportate verso la Romania, verso i paesi dell'est, l'Austria, l'impero austro-ungarico, e a quanto se ne è saputo non venivano vendute al di là di Parigi, sicuramente non al sud della Francia.